Il mio viaggio è un viaggio lungo, c'è sempre stata una persona rinchiusa in un involucro di chili in più, un corpo che non volevo, non sentivo mio e non mi sono mai messa l'animo in pace. Però dentro ci soffriva tantissimo e questo lo so. Infatti si era creata quasi tipo una corazza che la proteggeva da questo suo, diciamo, malore interno. Mi sono sempre sentita diversa, diversa perché se si faceva una foto di gruppo in classe, io ero in fondo. Se dovevo seguire una lezione, Manila davanti non ci poteva stare perché tappavo i bambini dietro. Però c'erano le cattiverie. Cattiverie avvenivano quando ti confrontavi anche con altre persone, la cicciona, o c'entri seduta nei posti del pullman, ma te c'entri, cose che ti feriscano. Ciao a tutti, come state? Sono super contenta per presentare Yes I Can. È una nuova puntata dedicata a una ragazza che si chiama Manila Ferete, una ragazza che è passata da 118 kg a 60 passa chili e stiamo parlando di un successo oltre ogni immaginazione. E andiamo a scoprire proprio insieme come l'ha fatta. Questa, sì, siamo arrivati a 112 kg e 118 il mio apice. 118 kg. Ok. Adesso andiamo avanti. Che cosa ti ha cambiato? Che cosa ti ha fatto perdere? Quanti chili hai perso innanzitutto totale? 58 per la precisione, dico 60 ma sono 58, sì. Hai perso 58 kg. Aveva già partorito, la bambina era piccolina e di lì è iniziata la sua strada, la più bella strada del mondo. Adesso spiegaci come hai perso 58 kg. Il segreto è arrivato affiancandomi ho conosciuto non le palestre dove mi sono sempre annoiata e stancata, ma le sale dove venivano fatti corsi a tempo di musica, con un ritmo. Io non mi sono mai confrontata in quello perché ero la cicciottella, quella un pochino foderata e non mi sentivo a mio agio. Ho iniziato a muovermi fregandomene. Ho creduto in un nutrizionista, mi ha dato tanta fiducia, mi ha detto non ti abbandono, stai tranquilla che tutto questo mi toccava la pancia, tutto questo lo vedi, si leva. Ed effettivamente è stato così, però mi ha detto vai a rinchiuderti in una sala e lì ho conosciuto il super jump. E non lo so cosa gli è scattato che ha partorito, ci sono state varie vicissitudini familiari che gli hanno fatto scattare questa molla e dire prendo in mano la mia vita e parto. Lì ho conosciuto anche altre discipline, a quei tempi avevo la zumba, il super jump, tutte queste discipline stupende e mi hanno preso dal punto di vista mentale e fisico. Vedevo che non soffrivo a alimentarmi in maniera adeguata e allo stesso tempo avevo soddisfazioni perché il mio corpo cambiava e perché io mi muovevo a ritmo e tempo come quella accanto a me che era una 42. Ha iniziato a fare tanto di quello sport, camminate, corsa, qualsiasi evento c'era in zona, lei era la prima ad andare. Cioè, si va là perché stasera c'è un'ora di zumba. E andavamo, E da lì è partita, chiudendo anche la bocca, come dice lei. Quando tu hai cominciato con la nutrizionista e il movimento, in quanto tempo hai cominciato a vedere i primi risultati? Ho visto subito, immediatamente, i primi risultati dal punto di vista dello stomaco, addominale, le cosce, perché poi il nutrizionista mi prendeva le misurazioni in centimetri e ogni volta che andavo a un controllo e magari il peso era rimasto anche forse più stazionario, ma i centimetri cambiavano del mio corpo, erano traguardi. Io avevo delle braccia che adesso quando me le guardo non mi sembrano nemmeno le mie, sono sempre stata a disagio. Io una canottiera non l'ho mai portata perché avevo questi braccioni ed ero giovane. La vedi che è molto più soddisfatta di sé, anche perché diciamo che il peso in esubero l'ha condizionata tanto. Io l'ho conosciuta, ci siamo conosciuti che eravamo già, eravamo belli cicciottelli nel lontano 2002 e diciamo che
siamo cresciuti insieme, abbiamo, io grazie a lei anch'io ho perso qualcosa. Quindi vedere il corpo che cambia, che mi segue, e perdere chili, non rendermene conto, mangiare, saziarmi, che poi entra una sfida in te stessa, si scaturisce qualcosa, che mi sono buttata a 360 gradi e poi mi sono resa conto di avere questa forte passione per il mondo del fitness. Allora, voglio tornare sempre indietro, perché quando parliamo di Yes I Can, il tuo è un successo proclamato, ce l'hai fatta, e voglio aiutare le persone che magari in questo momento sono in sovrappeso, ci pensano che non è possibile, si sentono bloccati. In quanto tempo è passato da una tortura a un piacere il fitness? Sono stati step by step, però si parla di qualche mese. Qualche mese, sì, qualche mese per forza, perché all'inizio comunque sì, era tutto un mondo nuovo e quindi mi sono dovuta lasciare andare, ho tolto il freno che avevo dentro di me e fregandomene, perché io volevo arrivarci, ci volevo riuscire. Io ho iniziato il mio percorso finale dopo essere diventata mamma. Rimasta incinta, con questa gravidanza ho acquistato sempre di più, è arrivata a circa 110 kg e oltre. Che cosa ti sei detto a te stessa, giorno dopo giorno, per quei primi due mesi, per farcela? Per buttarti dentro quella palestra, che cosa ti dicevi? Io quel giorno che mi è scattata la molla, mi sono guardata allo specchio, perché io mi lamentavo ma continuavo a fare vita di sempre. Quel giorno mi sono guardata allo specchio e ho detto, te sei questa, non ti garbi? Punto, basta, tappati la bocca un po', chiaramente, perché bisogna mangiare, detto in questo senso era per spronarmi, tappati la bocca, esci, vai, e ora non mi fermo più, farò vedere a tutti chi sono, perché anch'io ci riesco, anch'io posso. Ero, tra virgolette, ancora giovane, sono anche ora, ma ancora più giovane, volevo delle soddisfazioni dalla mia vita, mi volevo vestire nel primo negozio dove capitava anch'io finalmente. Molto più felice di poter andare nel primo negozio che capita e comprarsi un vestitino che può sta bene a una teenager di 16 anni. E quindi mi sono interrogata su me stessa, io ho parlato con me stessa, perché ho detto è impossibile che tutti ce la fanno, io no. Iscriviti su questo canale per trovare tutte le puntate di Yes I Can, così puoi ascoltare delle persone che ce l'hanno fatta.